questi gozzi pieni, pieni di insetti, e subito li svuotano nelle bocche di queste creature che sono veramente voraci. E immaginate questo. Allora, io ho calcolato il tempo, e con questo concordo il nostro amico ornitologo Benussi, ogni 17 minuti, 18 minuti, questi vanno fuori, prima uno, poi l'altro, perché non lasciano. Raramente lasciano i piccoli da soli, i primi giorni non li lasciano mai, ma le uova non vengono mai lasciate da sole. E allora escono, vengono, va uno, va l'altro, cioè praticamente si alternano. E voi immaginate, questi che si fanno 16.000 km per tornare, anche di più. Ogni anno, vabbè, loro ne percorrono anche fino a 200.000 perché loro viaggiano continuamente, ma questi risalgono il Sahara, il deserto, affrontano ogni specie di intemperie, ma tutto quello che insomma possono incontrare durante il loro cammino, rapaci, arrivano da noi, quindi affrontando tutta una serie di pericoli, che tante volte purtroppo succede, se succede qualcosa di negativo non ce la fanno, benissimo, e vengono a nidificare. Ma voi vi immaginate quando uno di questi si è partito, si è fatto 16.000 km e non trova più il suo nido? Loro hanno come un radar. Qualche volta ci è capitato che si impattano e dopo ci vengono anche feriti, no? Perché loro sono convinti che là, come nella mia storia, è una storia vera questa che io racconto, una storia vera fatta modifiata, gliel'ho fatta raccontare a loro. E dove ho voluto lanciare dei messaggi, una storia che poi è stata, vabbè, rivisitata anche in chiave teatrale, l'abbiamo portata più volte in teatro, è una storia anche per bambini e per adulti, chi vuol leggere?